troviamo in un luogo meraviglioso, incantato, nascosto. Nessuno passando in Via della Nocca può immaginare che qui dietro ci sia un giardino così, così straordinario. E tanto straordinario che rappresenterà nel 2023, credo, un po' il grande evento per la capitale italiana della cultura, ed è in Accademia Carrara. Quindi utile per la città di Bergamo, per l'evento del 2023, ma utilissimo per il nostro museo, che troverà in questi 3.000 metri quadrati che andremo a restituire uno spazio dove poter sviluppare ulteriormente le proprie attività. E un caffè bistrò che renderà i servizi della Carrara completi e porterà davvero e ancora di più il museo su una dimensione internazionale. La cosa che mi piace sottolineare poi è che con questo intervento non sviluppiamo solo attività temporanee, ma sviluppiamo un qualcosa che rimane. E questo è importante. Il 2023 deve essere, certo, grandi eventi, ma deve essere anche qualcosa che rimane poi nel 24, nel 25, nel 26. Quindi restituire questi 3.000 metri quadrati mi sembra anche avere un significato importante, puntuale e che rimane nel tempo. Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato, o meglio i consiglieri hanno approvato, due importanti varianti al PGT in deroga, ovviamente. La prima è quella dell'ampliamento del luogo in cui ci troviamo, che è denominata comunemente ex casa del custode, che è molto piccola e quindi verrà ampliata a monte, quindi in un modo anche abbastanza nascosto, per ospitare il bistrò. La seconda variante è che qui ci troviamo all'interno di un giardino di 3.000 metri quadri che è già annesso all'Accademia Carrara, mentre questa costruzione non si capisce bene perché non era annessa e quindi abbiamo fatto anche questa operazione. Poi partirà il progetto molto importante, l'ho già detto, di ampliamento di questa struttura e anche di un ampliamento addossato alla facciata dell'Accademia Carrara che consentirà un diverso percorso del pubblico molto più congeniale, molto più utile rispetto a quello attuale e poi andremo anche a ripristinare, perché dietro c'è a confine tutto un pezzo di muraine, purtroppo se ne è conservato poco rispetto alle mura, le muraine sono state distrutte molto, quindi andremo a recuperarle e questo giardino, che è uno splendore soprattutto per il luogo in cui si trova, diventerà fruibile per tutti, per la Carrara ma anche oltre la Carrara, perché ha un accesso dalla via della Nocca. Ci sarà un finanziamento regionale e c'è anche un po' una corsa contro il tempo, visto che stiamo arrivando alla capitale della cultura. Ovviamente non saremo pronti per dicembre, però almeno per la metà del prossimo anno bisogna essere pronti.